Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, dove secondo me mezza Italia, ma tutta Europa o tutto il mondo si sta guardando giustamente, ci mancherebbe il classico, perché il classico è il classico. Io, pazzo sgravato, mi sono messo a guardare l'Atalanta, ma non me ne pento assolutamente, perché Atalanta 6, 6, Verona 1. Questa chiaramente è la classica partita dell'Atalanta, no? Che è incazzata nera, parliamoci chiaro, dallo 0-0 col Celtic. Perché tutte quelle che non sono entrate col Celtic, dove faceva 0-0 e meritava di vincere, sono entrate oggi al povero Verona. Perché, mamma mia, 6-1 ma poteva anche finire 8-9-1 sta partita. E non sto esagerando, perché poi Montipò qualche intervento l'ho anche dovuto fare. Mamma mia, deastante, non devastante, deastante. E nonostante le fatiche europee, Gasperini non fa turnover, eh? Nonostante che c'è l'infrasettimanale, Gasperini non fa turnover, lo fa dopo, quando la partita è già bella che è chiusa. E io è quello che dicevo anche le altre volte per Juventus, per Inter, quando spingo sul turnover. Prima massacri la partita, se ce la fai, come ha fatto la Dea, e poi fai riposare i giocatori. Questo secondo me è il vero turnover che va fatto nel calcio di oggi. Perché le riserve, se non c'è uno squadrone che ti chiami Real Madrid, nessuno ha una seconda squadra di riserva. Anche la stessa Inter, che io credevo avesse una delle grandi riserve, e lo penso tuttora, non sono però all'altezza dei titolari. E quando non ci sono, la differenza si sente e come. Di questa vita qua, ragazzi, io non so cosa dire. Ci ha messo del suo anche Zanetti col Verona, perché tu mi devi spiegare perché fai un turnover massiccio, completo, clamoroso in casa dell'Atalanta. Capisco il ragionamento, forse, perché magari Zanetti dice: io metto i titolari freschi, non vinco lo stesso, magari perdo ugualmente, me li tengo riposati per l'infrasettimanale che ho una partita più abbordabile, ovvero in casa contro Lecce, con lo scontro diretto per la salvezza. E da questo punto di vista posso anche capirlo, ma la scorsa ne hai prese comunque tre in casa tua con i titolari dal Monza. E quindi ogni partita deve essere, al di là che comunque non sono, il Verona non è chiamato a far punti con l'Atalanta a Bergamo, ci mancherebbe, ma ogni partita sei chiamato comunque a provarla a vincere. E se tu mi schieri una formazione del genere al Gavis contro l'Atalanta, e poi te lo meriti anche di piarne 6, caro Zanetti, perché veramente oggi non c'era nessuno. Suslov dalla panchina, Lazovic dalla panchina, Tejdek dalla panchina, chi c'era poi? Dura dalla panchina, ragazzi. Turnover, turnover completo, turnover completo. A parte Montipò e Shashua, se non sbaglio, non ha giocato nessuno titolare oggi. E quindi male, male. Poi vabbè, oggi chi possiamo menzionare dell'Atalanta? Chi possiamo menzionare? Non lo so, ragazzi. Lukman che fa doppietta più assist. Retegui che fa un'altra doppietta, 10 gol in 9 partite. Matteo Retegui, 10 fottuti gol in 9 partite. E io mi ricordo ancora sotto nei commenti: ma ha preso Retegui al posto di Scamacca. Cosa fa l'Atalanta? Retegui non sarà mai all'altezza di Scamacca. Tralasciando che sono due attaccanti diversi, tralasciando che Scamacca era fondamentale l'anno scorso perché ha fatto un grandissimo campionato con l'Atalanta, io l'ho detto, ragazzi, Retegui è forte. Con Gasperini diventa un attaccante della Madonna. In molti mi andavano contro, e tant'è, il buon Ale ci ha visto lungo, ci ha visto lungo. 10 gol in 9 partite. Mamma mia. Mamma mia. E gol, tra l'altro, belli. Non tutti, ma gol, tra l'altro, no. Anzi, forse direi anche tutti, perché non mi ricordo un gol brutto. Forse il più facile, non brutto, è il secondo gol di Lukman. Perché poi per il resto sono tutti gol belli. Perché mi ricordo che il primo gol era di De Ron, dove c'è questo assist, no? A rimorchio per Lukman. De Ron apre questo piattone, te la piazza lì, e Montipò non ci arriva. Poi arriva il gol del 2-0 di Retegui, dove anche lì Lukman, azione personale, tira l'impalo, la palla va verso Retegui, che anche lui più o meno fa questo tiro a giro
con questo piatto la va a piazzare, e anche lì comunque Monti Po non ci arriva. Il terzo gol di CDK è qualcosa di clamoroso, perché palla a lui, no? Poi da posizione filata non so se puntare o no, alla fine poi punta, si accentra, fa questo tiro a giro sotto l'incrocio a togliere le ragnatele, veramente veramente clamoroso, clamoroso. Il quarto gol è molto bello, perché è una classica azione di Lookman, no? Che va a puntare gli uomini, li salta e poi fa questo sempre classico suo tiro anche sul palo del portiere, che va a ingannare il portiere stesso e trova il gol del 4-0. E il 5-0 è un gol bellissimo, anche lì dove praticamente Ederson fa un'azione personale, gli danno la palla, la mette dietro, CDK voleva toccarla di tacco, non la tocca di tacco, però diventa una specie di velo, e Lookman col piattone deve solamente appoggiarla lì e fare il gol del 5-0. 5 gol in un tempo l'Atalanta, 5 gol in un fottuto tempo. Poi sì, Serdar prende un palo, solo che poi alla fine è stato fischiato fuori gioco, e dello stesso Serdar poi a fare un gol, tra l'altro che gol della Madonna anche Serdar, palla che gli rimbalza addosso in una frazione di secondo, lui comunque ha una coordinazione con questo tiro pazzesco, un collo pieno anche lì sotto gli 7 a togliere pure lui le ragnatele, un gol clamoroso dove Carnesecchi non può fare nulla. 5-1, però veramente un gol veramente assurdo. E in tutto questo, dove nonostante Monti Po ha preso 5 gol, ragazzi, ci sono state altre azioni pericolose, perché Lookman ha tu per tu col portiere e Monti Po fa un miracolo. Il colpo di testa di Retegui, sempre in girata, anche lì Monti Po fa un altro miracolo. Monti Po ne fa anche un altro in uscita, abbastanza importante. Insomma, potevano essere veramente 8-9 gol. Non sto scherzando. Poi nel secondo tempo l'Atalanta addirittura ha provato a farne altri, e alla fine poi è arrivato anche il 6-1 con questa palla di CDK che vede tra le linee, no? Il taglio di Retegui dentro la linea di rigore, lo osserva con i tempi giusti. Retegui poi a tu per tu con Monti Po non sbaglia, la piazza praticamente lì sotto al 7, e 6-1, partita chiusa, massacrata, definita. Ho fatto questo video qua, l'ho registrato ancora prima del dovuto, perché io di solito registro al minuto 86, qua ho attaccato all'80esimo, perché che supplementare vuoi dare? Che supplementare vuoi dare? Non ci sarà supplementare su un 6-1, l'arbitro 90esimo fischierà, e quindi ripeto, Atalanta che continua a vincere in campionato, e la prossima comunque avrà il Monza, roba che se fa altri punti importanti Atalanta poi è lì, ragazzi, è lì, perché adesso nell'infrasettimanale c'è il Monza, Atalanta, ma è sempre la Gevis. Quindi potrebbero essere altri 3 punti, chi lo sa, fatto sta che comunque è una squadra pazzesca. Poi dalla panchina ti entrano gente come Samardzic, ci vuoi o non vuoi, Zaniolo, oggi ha riposato Bellanova, l'ha fatto entrare dopo. È una squadra che comunque i cambi ce li ha, ragazzi, i cambi ce li ha, e come, è una grande squadra. Ripeto, tutti i gol che non sono entrati col Celtic sono entrati oggi al Verona. È qualcosa di pazzesco. Poi vabbè, CDK ha avuto anche un'altra occasione a tu per tu con Monti Po, che poi l'ha parata, anche se poi sembra che lì abbiano fischiato fuori gioco. Poco fa ha avuto un tiro il Verona da fuori area, dove comunque Carnesecchi ha fatto la sua parata da fuori, si è anche lui sporcato i guanti. Però non c'ho altro da dire, ragazzi, ripeto, se tu vai con un turnover massiccio che sei il Verona al Gevis, poi ti devi aspettare una goleada, ti devi aspettare che questi qua ti massacrano, così è stato. Io capisco, ripeto, le strategie, perché i punti devi fare eventualmente con Lecce, no? Con l'Atalanta al Gevis, quindi ti tieni i tuoi migliori in panchina che sono belli riposati, poi magari contro Lecce nell'infrasettimanale possono dare il meglio possibile. Però manco a fare queste figure di merda, ragazzi, manco a fare queste figure di merda, perché tu Verona in 2 partite hai preso 9 gol, 3-0 la scorsa col Monza in casa per lo più, e qua ne hai presi 6, 9 gol subiti in 2 partite, insomma, male male male, male male male, un po' come Lecce con la Fiorentina la scorsa settimana, che ne hai presi 6 dalla Fiorentina, quindi insomma non ci siamo, non ci siamo. Per il resto, ragazzi, io direi che il video può finire qua. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi al canale se vi fa piacere, ragazzi, mi raccomando, che è importantissimo, non costa nulla. E per me vuoi dare il vostro supporto, siamo vicini ai 7.300 iscritti, manca veramente poco, quindi iscrivetevi, che vi ringrazio di cuore se lo fate. Qui da me è tutto, è finita in questo momento, come immaginavo, su un 6-1 non dà recupero l'arbitro, quindi Atalanta vince 6-1 contro Verona, Matteo Retegui sempre più capocannoniere, 10 gol in 9 partite, Retegui vola, l'Atalanta vola, dea stanti, dea dea stanti. Quello che è tutto, bella.